L'avevi proprio descritta alla perfezione, Franca, Le conosco bene queste coppie. Credo di aver visto e rivisto i loro video migliaia di volte. E allora, adesso andiamo a seguire insieme Vera Bazarova, Yuri Larionov, coppia russa che ha ottenuto la finale grazie al secondo posto proprio a Mosca e alla vittoria all'NHK Trophy a Miagi. Pollice fasciato di lui. Questo presumo sia un esito di un twist ma riuscito. Succede spesso. Il protol completato anche se molto distanti tra loro. Ottimo triplo loop. Buono il twist. Ottimo programma. Sì, il programma è veramente bello, vero Franca? Quest'anno questa coppia ha due programmi convincenti, sia appunto questo loro short, Liebestraum di Liz, ma anche Spartacus che fanno nella free. Sì, due programmi molto classici, non hanno cercato qualcosa di innovativo, di stravagante, di diverso, hanno cercato semplicemente di enfatizzare quello che può essere il loro stile coreale. Lei è molto ballerina, questo collo lungo è molto sottile, molto esile, sembra proprio la ballerina del carillon, no? E lui la porta bene, si è un po' ingentilito, ha cercato di aggraziare un po' le linee, si nota tanto il lavoro di Ludmilla va in tutto questo, lei che ha un trascorso da ballerina proprio al Bolshoi, veramente c'è tanto del suo lavoro in questa coppia, però anche gli elementi tecnici eseguiti a regola d'arte, veramente a regola d'arte. Bellissima coppia davvero, e grande sfida a questo punto poi con l'altra coppia russa che stiamo per vedere, Tatiana Volosova e Maxim Prankov. Bisogna dire che con l'assenza di Sashenko c'è strada spianata per i russi, suppongo. Sì, presumo che non avranno grande problema a stare primi in classifica, anche se non si può mai dire, l'abbiamo detto prima. Vedi qui, ecco, questo è il loro elemento più
Il primo triplo Tolup, hanno sempre qualche problema, allora strategicamente loro scelgono di saltare molto distanti per non darsi fastidio uno con l'altro, per non farsi influenzare, però questo naturalmente non può essere valutato bene nel grado di esecuzione. Invece è molto bello il twist perché ha tutta una posizione molto complicata prima, qui c'è il sollevamento che ha una bellissima entrata con un salto, lui la maneggia velocemente, sempre grazie anche alla statura di lei, e scivola bene, scorre bene, è in musica, la trottola in parallelo è perfettamente all'unisono, veramente un buon programma. E adesso vedremo il punteggio per loro, lo ricordiamo, Pang e Tong sono in prima posizione con 64 e 74. Avevano un grande punteggio tecnico rispetto a Duhamel Radford, che sono in seconda posizione, ma i components della coppia cinese, è una coppia che ha veramente un'eleganza, una leggerezza, e come giustamente dicevi tu, Franca, sono così affiatati che si vede ovviamente sul ghiaccio. Allora, 37 e 16, e questa volta il tecnico vola, 32 e 98 anche i components, per un totale di 70 e 14, quasi dalla coppia cinese, e dunque Vera Bazarova e Yuri Larionov vanno in prima posizione con 70 e 14, è quello che ci aspettavamo, possiamo dirlo. Sì, assolutamente meritato, meritatissimo questo primo posto e questo punteggio. Ed ora andiamo a seguire l'ultima coppia in gara che chiude il programma della finale di Grand Prix per quello che riguarda il programma ovviamente senior. Ricordiamo che si sta svolgendo in contemporanea anche la finale junior. Tatiana Volosova e Maxim Trankov che si presentano con il Love Team, il tema d'amore del padrino. Vogliono dare anche un'interpretazione completamente diversa, molto sexy, molto una versione blues di questo padrino. Maxim, lo vedete, oramai è entrato proprio nella parte, è un grande attore, Tatiana riesce anche a provocarlo, insomma sono una bella coppia e hanno dei programmi sempre costruiti ad hoc per loro. Loro sono qui alla finale grazie alla vittoria a Skate America e poi... Sicuramente un programma fantastico, brillante sotto tutti i punti di vista, è potente, è energico, ha gli elementi tecnici... veramente di ottimo livello e di ottima fattura, lo interpretano bene, lo scivolano bene, non hanno commesso nessuna imperfezione, ancora si lamentano di qualche cosa tra di loro che non è andato proprio alla perfezione, ma noi da fuori non ce ne siamo resi conto, e questo è l'importante, non far vedere la minima imperfezione. Credo che questo sarà un punteggio importante, un punteggio decisamente che metterà distacco tra loro e le altre coppie, Franca? Allora, ricordiamo, ci sono al comando appunto Bazarova, Larionov, 70 e 14, quindi adesso andremo a vedere, e già loro hanno messo un distacco importante dalla coppia cinese. Tra l'altro gli unici veri rivali loro qui non ci sono, Farcenko Solkovi, quindi non credo che, pur avendo fatto Bazarova Larionov un ottimo programma e il personal best sicuramente, cioè il loro meglio stagionale se non altro, non credo che possano avvicinarsi insomma a questa prestazione. Certo, ha fatto proprio il loro best della carriera, perché era 66-89, ottenuto proprio i campionati europei 2012, 70-14, quindi mi sembra veramente un balzo in avanti importante. Arrivo del lanciato, lei ha avuto un momento in cui stava andando in avanti, ma poi si è ripresa subito. Guarda con che scorrevolezza va il lift, occupa veramente tutta la pista, lei cambia posizione facilmente. E poi c'è questa interpretazione quasi sexy. Sì, lei è molto sensuale, molto accattivante. Sì. No? E anche lui però. Sì, bravi, no? Era quello che poi volevano dare proprio... ci coinvolgono e sono riusciti nell'obiettivo, perché così l'avevano descritto, voleva essere un'interpretazione sexy, sensuale, coinvolgente, gezzata di questo Love Team del padrino fino alla fine. Allora aspettiamo
il loro punteggio per poi andare veramente a fare il riepilogo dell'ultima gara del Grand Prix, della finale per la prima giornata per quanto riguarda la categoria senior, short program. Allora, senza... vediamo un po', 73 e 46, ovviamente hanno battuto, sì, infatti senti un po' anche di fischi, 37 e 53 e 35 e 93, ci sono tantissimi fischi anche per loro, questo credo punteggio. Se aspettavano più alto, guarda, c'è qualcosa, guarda anche lui, c'è qualcosa che non quadra per loro, qualche livello è sceso, no? Probabilmente non è stato assegnato qualche livello. Per loro dunque questo 73 e 46, il loro miglior punteggio l'avevano ottenuto 74 e 74 in Russia, proprio in Russia a Mosca, nel Grand Prix che avevano disputato. Qualcosa per loro non deve essere andata, hai visto, li abbiamo visti anche un po' perplessi nella loro, ovviamente nell'accogliere il loro punteggio. Io direi che possiamo andare a fare proprio un aggiornamento di quello che riguarda allora